Voglio avere garanzie sul futuro del Milan. Ci stiamo lavorando, faremo lo stadio. Il Milan diventerà una media company a livello mondiale. Voglio avere garanzie a livello sportivo. Voglio sapere che presto competeremo per vincere la Champions. Sì, come conseguenza dei nostri obiettivi sicuramente competeremo anche in Champions. Avremo lo stadio, aumenteremo i ricavi, guadagneremo di più col merchandising, avremo più fan e quindi potremo spendere di più. Come corollario di tutto questo potremo competere per vincere la Champions. Questo non deve essere il corollario, deve essere l'obiettivo principale. Siamo una squadra di calcio, siamo una società che opera nel mondo dell'intrattenimento, ma per intrattenere dobbiamo fare bene in campo. Per intrattenere dobbiamo creare un contorno fantastico per lo spettatore: stadio, luci, musiche, cameo in serie TV e film, partnership con star di Hollywood. No, quello arriva dopo. Prima dobbiamo comprare i campioni in campo. Per arrivare a The Rock dobbiamo prima passare per Mbappé. Vincere sul campo per vincere fuori. No Paolo, è il contrario. Dobbiamo trasformare il calcio in un'esperienza a 360 gradi. I risultati sul campo, nel bilancio, la soddisfazione del pubblico, l'importanza del brand, la popolarità sui social e su YouTube, tutto è parte integrante nella nostra missione. No Pres, il calcio è il calcio. Prima dobbiamo investire nei calciatori, da lì poi in tutto il resto. No Paolo, ti ricordi il Milan di Berlusconi? Discretamente. Ecco, vedi come tutto era connesso, dal campo alle TV alla politica. Sì appunto, ma in primis fu il campo a trainare il resto. Questo lo credi tu? Beh, io c'ero. Senti Paolo, sono tra i migliori al mondo in quello che faccio. Anch'io presidente. Conosco benissimo il settore in cui stiamo operando. Anch'io presidente. Dobbiamo puntare all'autofinanziamento e creare profitto per poi fare investimenti. Anche per me Jerry. Ma dopo i risultati straordinari che abbiamo ottenuto in Champions, direi che forse ci siamo. Adesso dobbiamo fare investimenti. Dobbiamo comprare grandi giocatori per ambire a vincere. È vero, abbiamo ottenuto grandi risultati e secondo me in parte abbiamo anche vinto. 70.000 spettatori di media San Siro, un brand in crescita oltreoceano, il bilancio in attivo, i debiti che si riducono sempre di più. Non vedi che il futuro sarà splendido? Sono stati ottimi risultati. Ma questo che c'entra col campo? Secondo te ai tifosi interessano i giocatori NBA a bordo campo? Credo che preferirebbero vedere la Champions a bordo campo. Vogliono il mercato e poi criticano me se va male. E perché criticano te? Hai raggiunto il quarto posto alla semifinale di Champions. Avremmo dovuto vincere il campionato e potevamo battere l'Inter con un mercato migliore. Beh, ma il mercato lo hai fatto tu. Sì, ma il budget risicato me l'hai dato tu. Sì, ma sei stato tu a spendere quasi tutto per De Ketelaere. Sì, ma sei stato tu a dirmi che dovevamo puntare tutto sui giovani. Sì, ma no, beh, è vero. Ma perché il Napoli ha preso Kvara e Tucci di K? Beh, perché pensavo che fosse la scelta giusta. Perché credo in Sharp. Beh, se ci credi, perché non vuoi altri giocatori giovani? Sei stato tu a scovare Leao, no? Sì, ma ci ha messo 2 anni per esplodere. Beh, il tempo non ci manca. Sì, ma se aspettiamo tutti i giocatori 2 anni, quando è che vinceremo? Per ora abbiamo vinto, abbiamo ottenuto il pareggio di bilancio. Sul campo, intendo. Quando faremo lo stadio? E se lo stadio arriverà tra 10 anni? Vorrà dire che per 10 anni non vinceremo? No. Beh, forse, chi lo sa. D'altronde non è che se spendi tanto azzecchi il colpo di mercato. Guarda De Ketelaere. Ancora sto De Ketelaere. Ho seguito soltanto le tue indicazioni. Sì, ma l'hai preso tu. Vabbè, è vero. Ma fosse stato per me avrei preso Dybala. Dybala è vecchio, ha 30 anni. Appunto, noi puntiamo alla generazione Z. Che roba è? Quelli più giovani di Dybala. Come CDK ma forti. Vabbè, ho capito. Quanto cazzo ho di budget quest'anno? Abbiamo guadagnato 100 milioni e passa con la Champions. Almeno 80 me li dai. 80 milioni e che ci devi fare? Così mi compri 2 CDK? Ancora con sto CDK. Vabbè, dai, sono generoso visto che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto. Visto che abbiamo vinto nel bilancio, te ne posso dare 40. 40 su 100? No, 40 su 80. Ma che cazzo? Che ci faccio con 40 milioni? Come creo una rosa forte? Boh, non comprando De Ketelaere, per esempio. Ma vaff. Vabbè, dai, ma solo cartellini o ingaggi inclusi? All inclusive. Quindi non è nulla. Beh, sono soldi, è una bella fetta di stadio. Ma se tanto lo stadio non lo facciamo? Comunque sono pochi. Il City spenderà 400 milioni. Il Manchester 500. Il Real già ne ha spesi 100. Capisci che non possiamo competere? Con chi? Con Netflix? No, con le big europee. Intendi le grandi case di produzione? I creatori di X Factor? No, le squadre di calcio. Siamo una squadra di calcio? No, siamo una società che opera nell'intrattenimento. Vabbè, ok. Comunque anche lì spendono. Secondo te James Cameron non ha speso un sacco per ottenere i risultati di Avatar? È lo stesso principio. Sì, ma lui non ha preso De Ketelaere. I soldi vanno saputi investire. Vabbè, dai, ho capito. Ciao, mi dimetto. Ok, bye.